Non litigare, non ti preoccupare. Ma scusa, la macchina è tua? Eh no. Beh, ma allora che te frega? Ma come che me frega? Io la devo consegnare la macchina. Beh, ma che vuoi che sia, pago io, Mino, non ti preoccupare. Dimmi quant'è, via. Beh, 100.000. Beh, andiamo in sacrestia, beviamo un po' di vinsante e parliamo. Ah, eccolo qua. Mino, ma che fai là dentro? Ti nascondi? Ho visto Albertarelli. Ah, ma che vogliamo far fallire la società sul nascere? Io ho sostenuto delle spese, tu sta corsa la vinci sulla ruota sola. E poi quando hai vinto, mo saluti l'Albertarelli. Capito? Tamura, in quinta posizione Fiorelli con il numero 20 guadagna terreno, portandosi a ridosso del numero 14 Valenti, diretto inseguitore del Battistrada. Comunque, farai una bella corsa. Già, io la vincerò quella corsa. Oh! Ehi, campione, vai forte tu. Ciao Paolo. Ciao, se cerchi Mino non c'è, è andato fuori per i corsi. E io non so niente, mi sembra strano che non mi abbia avvertito. Beh, lo devi capire, prima di una corsa si è nervosi, si vuole restare soli, concentrarsi. Sarà, ma mi sembra strano ugualmente. E tu perché non sei andato con lui, per la stessa ragione? Ma io devo spiegare una cosa molto importante. Hai cambiato genere di lavoro un'altra volta? Sì, faccio i buchi a groviera. Come sei spiritoso. Sei per il matrimonio, te? Figurati, il matrimonio è una cosa fuori. Cosa vuol dire? Che non esiste, che è fuori moda. Nessuno dei miei amici si sposerebbe. A me stanno antipatici. Chi? Questi qui, i tuoi amici. Lo scrittore, vero? No. Ma allora perché porti il giubbotto di pelle? Ho capito, sei l'impiegato che vade. Oh? Che ora è? Te lo dico a casa. Ho lasciato sull'orologio. È lontano? Due passi. Sai, io mica sono una di quelle. A me piace, come si dice, il rapporto umano. E se incontro il mio tipo. Ti scaldo due tourtelaine? Sono di oggi a mezzogiorno, ma scaldati in padella è la morte loro. E con le corse, se uno riesce, si può sistemare bene. Ho aspettato, con pazienza, sperando di vedere un risultato. Invece l'hanno messo in mezzo. Sono in tanti nella torta. E se Mino riesce, mangeranno tutti quanti. Lei capisce? A questo punto a me chi me lo fa fare? Che prospettive ho? Io me ne vado. Figlia mia, parli come un ragioniere.